Ragazzi, oggi faremo il nascondino. Fede fa cagare perché ha iniziato malissimo, malissimo. Ma comunque, faremo il nascondino. Mamma mia! Che hai urlato come una scrofa. Comunque, adesso però facciamo obbligo e verità. Dico, non adesso. Prima facciamo il nascondino, ma poi dopo facciamo l'obbligo e verità. Va bene, va bene. E io vi farò domande molto imbarazzanti, ragazzi. Quindi... Pusa, allora, no. prima di tutto io vi devo cercare, quindi andate a nascondervi, forza, okay, non fatevelo dire 30 volte scorreggioni che non siete altro, certo. Nascondetevi. E poi tu, Fede, quando devi parlare, parla solo da, per favore, parla solo da, come il trick classico che tu fai, no? Che tu sai bene, perché sennò poi dopo non si capisce un pifferaio niente, sennò poi dopo urlo perché non capisco niente e poi dopo... Lì è la fine. Esatto, poi, però tu, te, nonno, dai, dovresti... Sto parlando bene. No, perché stai parlando basso, chissà perché, cioè nel senso, chi ti credi di essere? Ti credi di essere in biblioteca? Biblioteca? Più o meno. No, sei in camera tua e puoi urlare quanto ti pare e piace. Sì, è proprio, vabbè, va bene. Se no arrivano i mostri, mi sa, da te. Vabbè, comunque. Esatto. No, ma non ti devi preoccupare di queste cose, anche perché poi a volte nella vita può succedere. Io, chi non è pronto, parto comunque, inizio. No, ma infatti, ma non sto qua non mi troverai mai a rompermi le scatole e poi dopo... Guardate che quando io dico obbligo e verità, dovete uscire dai vostri nascondigli, anche se non vi ho trovato. Quindi... No, scusa. Sì, perché io ho questo potere mistico. Cos'è che hai detto? Che senso ha? No, tu oseresti dire che una cosa che io ho detto non ha senso? Ma scherzavo, ma tantissimo. Secondo te, cioè, io... Cioè, tu stai parlando basso? No, allora, se tu parli basso, io ti faccio... ti taglio le dita su Minecraft e te le metto su per il sedere. Non ci sono le dita. Come non ci sono? Parla alto. No, abbiamo dei cubi? No, aiuto. No, troppo alto, troppo. Vabbè. Ma che deficienza, io veramente non so. Ma poi ha urlato come una scroffa. Ma ti sembra il caso? No, non è il caso, scusa. No, è tutto rotto stasera. No, vabbè, ma stai continuando a parlare, ma sei deficiente. Cioè, scusa, cosa vuol dire per te parlare basso adesso? No, me lo spieghi, perché sinceramente sono molto interessato a questo. Cosa vuol dire per te parlare alto, Teo? Boh, cioè, parlare, non lo so. Quindi non a parlare basso, parlare alto, non ovviamente parlare basso. Quindi tu potrai parlare alto quando io te lo chiedo, giusto? Sì, assolutamente sì. Ok, bene, l'importante è questo, anche perché sennò poi dopo mi senti urlare. Comunque, a parte questo, sei un po' scarso, cioè. Perché? Come... Non stai trovando nessuno, io ti vedo correre là, triste, cioè dai, va là. Mi vedi? Ah, quindi mi hai appena dato un indizio. Sì, no, in realtà vedo il tuo nome. Ah, che schifo. Quindi tu allora mi potresti dare un indizio? Forza, dammi un indizio. Ok, sono fuori di una casa. Fuori di una casa, quindi... Esattamente. Beh, allora ti ho già trovato, perché insomma, non è che io perdo molto tempo. Ciao. Non vale, sei illegale, illegalissimo. Vale. No. Sì, cosa hai detto? Scherza, ma vale tantissimo, ma cioè veramente. Ah, ok. Sei bravissimo a trovare, veramente. Sì. Beh, infatti, perché ti ho già trovato. E infatti, Fede, forza. Sì. Ovviamente vai su TS. Poi dammi un indizio. Mi sei appena passato vicinissimo. Posso dirti questo, ma ma come? È in casa mia, per caso? Ma infatti, poi dopo, comunque. Non ti vedo, sai? Dove sei finita, scurreggiona? Ma io sono dentro la casa, però. Ho trovato un nascondiglio illegale. Cioè, guarda, mettiti lì dentro. Fammi vedere cosa. No, vabbè, no. Chi usa questa cosa fa cagare. Comunque, cioè, nel senso, no, ma non come? Può. È legalissimo. Comunque, ho già trovato Fede. Sai perché? Perché Fede. Perché sei un cheater. Ecco, no, scherzo. No, non sto vedendo assolutamente niente. Ma il trick, sa che non è proprio il mio così. Trick mi vede. Il suo trick per parlare. Che schifo. Fede, stai urlando. Mamma mia, se stavi urlando. Porca puppona. Vabbè, forza, obbligo e verità. Obbligo e verità, forza, a venite chi? qua a chi? A tutte e tre. Deficiente, a chi? Anche te? Sì, ovviamente, anche ma non ha senso. Ma no. Cioè, te dovresti farlo tipo a una persona. Allora, do io il diritto di parola. Inizio, okay. Venite qua davanti a me, oppure non lo so, mantenete in distanziamento per caso. Cioè, io sì. Veramente, allora. In gioco. Sempre distanziamento. Esatto, sempre distanziamento, tutti quanti. Adesso te lo spiego, mettiti qua, perché sennò è brutto. Ok, allora, io ho il diritto di parola, perché questo blocco dà il diritto di parola. Quindi io ho il diritto di parola. Quindi adesso io farò l'obbligo verità in questo caso. Ok. E sceglierò qualcuno.
possiamo iniziare direttamente con una cosa un po' così, no? Leggera, carissimo, vero? Sì, leggera ovviamente. Perché carissimo? Perché ce l'ho in fondo e non la... No, Carissimo nonno volante. Sì. Oh, tu carissimo nonno volante, vorresti per caso dirmi se scegli l'obbligo o la verità? Ah, non lo so. Scegli, vabbè, entro immediatamente. Facciamo l'obbligo. Ok, obbligo, perfetto. Quindi... Per favore. Ti obbligo in questo caso di com'è che si dice, tipo di fare così, no? Di twerkare sopra quei fiori là che magari entrare. Sì. Beh, guarda che questo è l'inizio. Oh, non ti fermare nel mezzo della frase, sennò poi dopo guarda finisce male. No, alla fine. Ma da quanto tempo fai video? Ma cioè, tu ti sei già addormentato? Un mese, ma tu mi prendi per il... Un mese e mezzo? Non riesci nemmeno a far parkour? Ma ti devo... No. Ti devo bastonare? No, sto griffando tutto. Ma sei un disastro. No, aiuto. Un disastro. No, mi serve il blocco, mi serve quel blocco. Stai fermo. Ok, vai lì e twerka. Guarda, Matteo, ma che bravo. Tutti quanti cantiamo. Mamma mia, guarda. Comunque ci stava interrompendo Fede dalla nostra prestanza. Tantissimo. Scusa, io con la mia voce magnifica miglioro tutte le tue canzoni. Certo. Comunque adesso sì, do il diritto di parola a nonno, ovviamente, giusto? È così che si fa, no? Sì. No, vabbè. Sì, ma, sì, ma sì. Ma si chiama ovviamente... parola. Davvero? Chi è che ha scritto? Chi è che ha scritto? Avrò sbagliato. Sì, l'ho scritto io. Sei stato tu comunque a scriverlo. Hai fatto schifo. Sì. Vai, forza, che dia qualcuno un obbligo o una verità. A chi lo faccio? Deciditi. A chi te pare? A chi ti pare? Fede. A Fede, ok, vai. Fede dopo. Allora, obbligo verità. Verità. Allora, vabbè, ma è difficile. Qua mi devi aiutare te perché... Libertà di parola, vai. Ok, verità, ti devo dare un consiglio. Dammi un consiglio. Va bene, allora. Non devi sentire. No, certo, no. Non sentirà sicuramente. Allora, no. Fammi pensare, tipo... sì? Ha mai scorreggiato sulla testa di suo di zio? Gabri. Di Gabri, okay. Meglio. Di Gabri, allora, mi è venuta in mente una cosa da me, chiaramente. Certo. Una domanda sì, bellissima, sì. Allora... Hai mai scorreggiato nella mente di tuo zio? Nella mente di tuo zio? Cioè, no, com'era? Nella, di Gabri. Nel muso. Nel muso di Gabri. Nel muso di Gabri. Ma, devo essere sincera, non ho avuto occasione. Forse un giorno, non lo so. Ma come no? Oh, Jesus. Nella mente di tuo zio. Nella mente... Vabbè, dai, forza, adesso... Allora, sì, però pensare. Non iniziamo con questi allora, sennò già hai già rotto le pappole. Dennis! Direct, dimmi, forza. Obbligo verità! Verità? Okay. Quanti baci hai dato in vita tua? Beh, considerando anche quelli dei genitori oppure... esatto. Baci, sei tipo, no? Capiscimi. Ah, proprio, inizia così. Zero. Con le domande scomode, Vabbè, poverino, mi dispiace. Lo so, ma perché vi spiego praticamente, nessuno mi ha ancora preso, perché io sono una persona molto difficile da prendere. Chi lo farà o colui che lo farà sarà una persona molto in gamba, nel senso che... sì, allora non sono io, cioè. Riesce. In che senso, scusa? Cioè, vabbè, lasciamo stare. Vabbè, ok, esatto, è meglio lasciar stare. Ad ogni modo... Dobbiamo nasconderci? Facciamo che ci nascondiamo, però stavolta velocemente, perché non ho voglia di stare tre quarti d'ora qua. Chi cerca? No, vieni con me, cerca Fede, perché lei è quella che parla di meno. Ah, va bene, ok. Vieni da questa parte, ci nascondiamo. Dove vuoi nasconderti? Ma... Oddio, perfetto, è bellissimo sto posto. Ma non so se vale, sai. Ok, facciamo che vale solo per questa volta, perché tanto cerca Fede, cioè... ma non ci dovrebbe mettere poco. Scusa un attimo, tu dimmi un attimo, dagli direttamente un indizio, perché nel senso, vai, dagli tu per un indizio leggero, vai. Un indizio leggero, allora, siamo davanti a un lago. Stai urlando. Davanti a un lago. Non come sto urlando. Stavi urlando.
Oh, mannaggina. No, stavi parlando giusto, invece mi sono ok, parla di nuovo come stavi parlando prima, scherzavo. Siamo davanti a un lago ghiacciato e non ci troverai mai. Stai parlando bene, bravo, bravo, bravo. Ti devo le mie scuse più sincere. Esatto. No, però non devi dire sta cosa. Eri troppo sincero, no, dai. Cioè nel senso, a me mentre mi caricano i tank, figurati. Vedi. Esatto, cioè... ho preso in considerazione anche questa cosa. Aspetta un attimo, io mi sono scordato una cosa però. Sì. Oddio. Aspetta. Ho dimenticato di registrare. Oddio. No, ti prego. Guardate ragazzi, io sconvolto. Ma cos'è? Avete sentito? No? Comunque, forza, forza. Adesso c'è Fede che ci sta cercando lì tutto quanto così. Salve! Ma ci ha trovati! Facciamo finta di nulla. Fede, stai urlando come una scrofa, fidati, cioè, nel senso. È un po' la tua natura da scrofa. No, mi dissocio tantissimo. Io voglio molto bene a Fede. No, sì, beh, certo che anch'io la voglio bene. Non dire ste cose, sennò poi sembra che non voglio bene. Allora, farò io un'ultima parola, ok? Ok, parola. Però stavolta la farò a Fede. Sì. Cara Fede, okay. Adesso verità. Obbligo verità, vediamo un attimo. Verità. Hai scelto proprio quella che volevo chiederti, ecco, io. Ecco, lo sapevo. Infatti. Allora, cara Fede, diga. Con qualcuno con allora, no, vediamo, cerchiamo di formularla bene. Ah, ma smettila tu di mannaggia. io carne. Io sono serio, oggi lo faccio fuori. No, per favore. Ti do una mano. Oggi hai oltrepassato tutto, ma te lo dico. Ma pure i capelli hai oltrepassato. Comunque, stavo dicendo. Dica. Fable Flair trattino basso. Mm-hmm. Hai mai... Devo pensare, perché in realtà è una domanda... Cioè, importante questa domanda. Devo farti una domanda più scomoda, no? Quindi, tipo, okay. Ti farò... avresti mai... avresti mai per caso, dico io, fatto cose sconce con un con tipo un compagno di scuola, Sì. Ma come si no, sì. No, però aspetta, cose sconce non vuol dire baci, cose sconce vuol dire proprio No, sì. In realtà io ti ho fatto una domanda. Beh, no, allora, diciamo, scuola, era un corso, non era scuola. Un corso di baci. Però, dai. Ok, un corso di baci. Ma magari. No, scusa. Come magari? Io stavo picchiando nonno perché lui ti stava parlando addosso, noi due. Io che schifo. Tu vai a introdurre. Adesso mi sei come ti permetti, Teo, come ti permetti. Sono offesa. Esatto. Hai ragione, adesso mi sei. Però io ti ho chiesto con un ragazzo, ma in realtà io ti devo chiedere proprio in generale, cioè non per forza, cioè in generale, Dennis, molto in generale. Ah, tu hai risposto molto in generale? Molto, no, sì. Shock. Ma che sì. Shock anafilattico addirittura. Pazzurdo, quindi... Assurdo, sì. Va bene, è stato bello fare questo obbligo verità, mi è piaciuto molto. Noi ragazzi abbiamo finito il video, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!